Che cosa dobbiamo fare quando siamo soggetti all'ira? Dovete osservare la vostra limitazione per indirizzare la rabbia in una maniera più utile per entrambi i partecipanti alla questione. Tenete presente però che l'osservazione di questa rabbia non è la manifestazione di ciò che siete, ma di quello che non siete. Infatti, se vi arrabbiate per il comportamento di un altro, significa che l'altro fa o dice qualcosa che non avete ancora compreso. Altrimenti l'altro potrebbe dire e fare quello che vuole e voi non reagireste arrabbiandovi. Cosa dobbiamo fare quando siamo soggetti all'ira? Dovete osservare la vostra limitazione per indirizzare la rabbia in una maniera più utile per entrambi i partecipanti alla questione. Tenete presente però che l'osservazione di questa rabbia non è la manifestazione di ciò che siete, ma di quello che non siete. Infatti, se vi arrabbiate per il comportamento di un altro, significa che l'altro fa o dice qualcosa che non avete ancora compreso. Altrimenti l'altro potrebbe dire e fare quello che vuole e voi non reagireste arrabbiandovi.